Mi intendesi? Un suo microfono, mi intendesi? 1, 2, 3, 7. Si intende? Perfetto. Ho Franco Merzi, direttore occasionale della Unetesa. Io sono direttore della Unetesa, direttore occasionale della Unetesa. Franco Merzi, che sono andato a deduire, scienti del Signore di Ubroco e quindi ne voti musicalmente, del Santo in Lara, adesso un maestro che devo presentare qui. Franco Merzi è l'ultimo suonatore della Unetesa che ha fatto la scuola Sant'Igra, cioè che mandava Pinto a Roma del suo maestro, gli portava a Corsa, traballava con Iscun in Sorto, un Binzo, eccetera, e poi quando fu ben radiato, si aveva di una lezione di musica, e in suo vagabondo. La prima frase? No. Quindi, Franco poi si va di interno, appunto si va di interno di un'altra cosa, e specialmente sa mediana Pippieri, ho pagato questo argomento di oggi. Benvenuti a Spicciocas, benvenuti a Spicciocus, grazie al design di Dao e Norisa, quindi darò grazie all'amministrazione, a Susindio qui non c'è, ma c'è l'assessora e c'è il Dato del Maras che è rappresentante del Sunesco e il Suguru ha collaborato, Sunesco ha collaborato a organizzare questa cosa e in più devo dare grazie a sa Fondazione Sardegna, a sa Regione Sardi, a suo Ministero che si aggiunta anche a fare tutto su questa cosa, questo trabalho più vero, insomma, sugli esaviti, sui macacciesi, cioè. Devo però, se ho mega contento, vedermi con noi, assessora, il Azzori, da adesso il microfono, se lo sai. Una questione è un discorso giusto. Aspetta che parli di storia, guarda lui, tu. E c'è una storia organizzazione, quindi abbiamo uno scelto, Visto questo, dai. E poi chi serve più correre. Oh. Allora, sa su Gregiare in mano, oltre a soprattutto adesso noi miseri, accanto a studiare e a consegnare, è devenne un'alunna assessora, no? Devo non mi sarei contato da cui viene basso, però io se ma con noi mi dannavo, dopo l'alunna mia mi sarebbe per via. Ilse è assessore alla cultura, turismo e artigianato. Altra cosa pure. Non dipende niente. Non dipende niente. Non sono le cose. Ilse, tutto con due, accosta adesso il microfono. Buonasera a tutti. In sardo. Deo mi verdo in sardo. Che ci sono? Buonasera a tutti, Spandoso. È con me la Vregeri che sei con noi, Luca Susindico, non è pozio Enri, tendo un altro impegno che non scia da. E quindi ma pedio Enri è noi. E niente, è un privilegio questo media di ascoltare il Launetasa. A principio in Forasca in noi in su 50-56 che qualcuno sono da il Launetasa in noi pure. È uno strumento che vai di in noi vi ascolta in dito arrivata 3-4 soso chi sa da stare soso intendia sta proprio sta o a bella mia codica e questo media cristianoso de là del suo repallo che ha fatto professor Dante vabbè che ha antipatto visto so. Ai sereni notte a Pugastiao in Chinipia da Lara non tu conoscia sta verità di è stata una bella scoperta poi questa ricerca è stata andata pensata in Danimarca che qualcuno e mia è andata e sta testimonianza con i libri a specie punti e da poligio che ancora è fonti bella cosa che io per Deosca per il suo telefono
e scrive un messaggio. Cosa sa appunto le testimonianze che ha raccontato? E questo media Isoso si contenta come antipatto e chi li via dall'ara e che l'importanza di questa Sardegna, che l'importanza di Laurentasa, chi si punti perdenti, come anche altre cose, sa? Mi piace questo che mannavo prima, a sta Bennaviri, questo Bennao Sudareso, che o a Dia, si sa santa spantari dei cose che ritenevo. Quando uso che sei sardo, pare una cosa che in senso è nostra, quindi non devo valorizzarla. Sa gente strana invece la valorizza. E come ti poi l'altra cosa, sa, come ti posso arrabbiare, come ti posso desiderare, come ti posso in italiana. Tenevo veramente un patrimonio. E a pago, se uso ottenni questa cosa, da punti a prendere i libri, è importante questa cosa. Poi, a voi che ha questionato, ma ha pensato, torno sul microfono a Dante, che ha da spiegare meglio questo, tu sai che cerca di antipatto questo. Grazie. Grazie mille, inizio con il superaggio che si dentro, poi pagare in si mette in un gioco per vai spandio, sul pizzo sei in salto, però chi non lo pratica può non fare. Questo vuole vero. Davide Mandras, tocca da tui, Davide è stato cinao che è sul responsabile di Sunesco in zona, però spiega tutto quello che come di più, cioè la maggioranza dei lupi, scrocca e dei castello, vi si legge più da fare. Grazie, ragazza, a tutti, devo a partecipare ai commenti vostri. Davvero, a pizzo di questo argomento, che è l'argomento di Brasi Medo, e ho stato occasione, già in 30 anni fa, il padre con Dante ha frequentato la scuola, il quarto, se dove varra, il padre con suo maestro Franco Mezzi, quindi te giù pregeri, i muori a due resettai, il padre con Isso, subito che questo argomento mi ha sempre interessato. Non serve invece a praticare, quindi che chi non lo fa in questo momento, voi dovertisi, è difficile da praticare. Però, appunto, dentro che sono, devo apprezzare e devo conoscere. Stacca il microfono, dopo in bomba tru. E devo conoscere, finché attaccando un aereo, a cui comprendi, nessun gesto, nessun strumento, tutto importante, in Veneto, in Sardegna, e poi deve essere che sia il suo mondo futuro. O di testi castigati da scuola. E ci tengo già a precisare che adesso c'è il presidente del Club per l'UNESCO, che è un'associazione come di meta speciale in Italia, 23 in Sardegna. E se tu naturalmente interessato a praticare questa questione della cultura, a pizzo del dottor sul territorio. Il Club Regeni, poi, come ho detto, occasione dei questionari e del libro sul libro, che sa già la nostra, interessava meno a questa carità di scandalo. E a bisogno di gusto che essere tutto sul territorio tenga l'interesse a riconoscere questa questione. Però in modo che noi intendere questa storia del suo Antonio Dara e del suo capo comprende, leggendo il suo libro questi meno importanti e riusciti su chi è scritto a riconoscere e a divulgare in discorso, la vita che questa scuola che ha proposto una leuso sul punto di vista del Sardo di Lara è importante tipo prodotto questa musicalità di Sardegna. E tanto poi mi voglio avanti e ascolto ai specialisti. Tanto grazie a tutti. Sta cosa rappresenta questo mediano è stato
certo il Lara esti sul sondori chi esti avere tu di bruso con Benson, curcus con il soccheggio danesu, che veniu a studiare. Me da scosso da questa cultura sarda, e a parafai sul traballo romano che ha fatto, e sul traballo a pizzo della Unenda, essendo che il suo fu di già il musicista degli ciocchetti, con beni alla tua famiglia dei compositori, e quindi quando ha connotto questa rimorta da un'edesa in Santa Giusta, il suo 53, tornato, che tenia da 17 anni, tornato un uso della nostra famiglia, ha pagato sul scopo della vita mia, ma cosa del genere. Bene, quindi, attento sa sorti, è praticamente Sagatà, il centro di Lara, in pari con Benson, e il centro di Lara, che a quell'epoca tenia 76 anni, un po' anziano, però con luce di Pecocca, il centro di Sesti donava completamente a questo bicicletto danese in termini di dati registrati, calice sia cosa, ma non fetti, da finza è fatto di attori in subirmi che ti ho presentato un nome sicuro. Su Vigmi che ha girato Benson su 62, il centro di Lara fa il sattori e recita la cosa che vi ha dato a dire, e trovando con i poesi, e sta concedendo gratuita, e fendo somosu, e sta ragionando con sergenti, e accompagnando un andadolese. Quindi, a sospiro perché de Vasolini o de Fellini, Benson da Picaro ne andava, torna a fare questa cosa che vi è stata in salita. Insomma, sul risultato di questa amigenzia tra Benson e Santo e Lara, da poco ha pillo una sola di materiali, tra cui in questo libro muoio c'è sei orasa di registrazione inedita fatta in su 58 e 62, sei orasa di materiali inediti, di registrazione inedita è un macchioli, no? Che pensai che Sardegna non ha fatto nulla, nessuna istituzione se pica augura di questo suonatore e di questa musica, e che non pensi del penso, ma non ti già tutto questa ricchezza che ne usa. Questa cosa bella è che se Antonio Lara tenia un carattere mega particolare, però di questo si vistiamo acustici, no? E fu una persona mega tranquilla, con tutto giorno di piacere a fare concorrenza con Nemus, eccetera. Ma questo è l'argomento di acustesi che deve sostituire l'Ubazzeguita, Eva Carao, se abbia scritto questa biografia in questo, di Santo Ilario. In questo libro non consiglia a Enica che ha un problema con due animali di Omosua e quindi non si può spostare. Però devo muoio, signor Lunaica, questa idea di questo libro nasce di Deva Dobio tra Nimi e Antoi Lai, che oggi è diverso su quello, cioè Antoi Lai insegna da in sull'Università di Parigi, insegna musica e c'è come una cosa, se rimane come una regola da altri punti, no? Etnomusicologia, estetica della musica, non mi dà regola, d'ogni orta passa il gas, quindi è meglio che se non è ridissimo. E una dia, Antonio, veni a Doma, magari a regionale della Mendes, e del raccontato del Reggio, 400 vincoli registrazioni fatte a Sartre Benson, in tutto il mese d'otto suonatore della Unenda, però sa che non credo essere di Gruso è questa mediana Bibbia del Santo di Lara. Ed ogni volta che tantendo questa mediana Bibbia, che si è rusoso, mentre voi ci chiedo di noi il se questi nomi, si era sasoso e di su figli, no? E non più che su padre mio, ma su padre di altro suonatore della Unenda, pure altro suonatore della Unenda. Chi ha detto questa idea, la stagionata del Santo Illara, del San Mediano Pipia, è una cosa particolare. Quindi, del noi nasce l'idea, Anto Illai in Parigi si fa lo studio di Susi Conta da noi e di cui si è opposto a traballare come Antemarco, se può fare tutto questo traballo che è sempre in noi. Si basa su quello a Anto Illai, però questo microfono non mi raggia. Io porto la voce, quindi forse si sente meglio senza il rimbombo del microfono. Se mi sentite tutti anche fino in fondo alla sala, quindi buonasera a tutti e grazie di questo invito, mi fa molto piacere. E quindi riprendo immediatamente, brevemente, da queste ultime osservazioni. Sì, siamo con Dante, erano molti anni che eravamo entrambi stupiti dalla bellezza straordinaria della mediana Pippia di Antonio Lara.
da molto tempo ogni volta ci dicevamo è straordinario, quindi effettivamente, per essere più precisi, in questo testo, nel mio contributo a questa pubblicazione, abbiamo presentato i risultati finali di uno studio che ho realizzato, molto approfondito, uno studio fra l'altro comparativo su due versioni della mediana pippia di Antonio Lara, e quindi un'analisi estremamente approfondita che ovviamente non si può presentare al grande pubblico, perché è un'analisi di tipo musicologico estremamente specialistica, quindi stiamo parlando di studi effettivamente accademici, universitari, che non sono predisposti per il grande pubblico. Però la cosa importante è che in questo testo presentiamo i risultati finali di questo studio. Quindi c'è stata, per quel che mi riguarda, il mio contributo è stato quello di analizzare in maniera approfondita, attraverso le registrazioni storiche di Benson, ovviamente, questa mediana APP. E quindi forse possiamo anche dire qualche cosa di un po' particolare sulla musica e sulla particolarità della mediana pippia di Lara, nel senso che anche Dante, semplicemente all'ascolto, come appena detto, è sempre stato completamente affascinato dalla mediana pippia di Lara, e nel mio studio approfondito tento di dimostrare appunto esattamente in maniera completamente scientifica, tento di dimostrare quali sono le dinamiche effettive della costruzione del discorso musicale di Antonio Lara. E quindi in questo studio abbiamo scoperto che succedono cose straordinarie dal punto di vista musicale nella mediana pippia di Antonio Lara. Per esempio, una cosa assolutamente spettacolare è l'utilizzazione, la costruzione del discorso musicale di Lara attraverso la polimetria, per esempio. È solo un aspetto della musica di Lara. Ecco, in termini poetici tutti possiamo rappresentarci la metrica nella poesia, quindi i versi con la metrica, con le differenti metriche secondo i generi poetici. In musica succede la stessa cosa. Non entrerò in merito alle questioni tecniche che sono troppo complicate, però Antonio Lara aveva tra le diverse capacità straordinarie quella di manipolare in maniera assolutamente geniale la successione di metriche differenti, che creano continuamente un interesse musicale straordinario. Cioè, in altri termini, Antonio Lara esce fuori da quello che era il canovaccio metrico, che è stato già rilevato da Benson attraverso la raccolta delle testimonianze con i suonatori. Quindi Antonio Lara ovviamente rimane all'interno di quel canovaccio, rimane all'interno di quello schema, però in maniera continua esce fuori producendo delle variazioni, delle varianti metriche nella successione del suo discorso, che sono assolutamente percepibili all'ascolto, ed è per questo che Dante e anch'io eravamo sempre molto, molto sorpresi dall'ascolto della mediana pippia di Antonio Lara, e che sono assolutamente straordinarie. Cioè, secondo me, ecco, io non ho nessun pregiudizio, adesso questo lo devo precisare, un pregiudizio che è molto diffuso in generale, della superiorità della musica colta rispetto alle musiche popolari o alle musiche tradizionali. Io, come Dante sa molto bene, anzi sono, penso addirittura il contrario, e nelle mie pubblicazioni infatti tento di argomentare fortemente l'importanza delle culture popolari e tradizionali, in particolare per la musica sarda. E però in questo caso fare un esempio, cioè io quando ho affrontato l'analisi delle musiche di Antonio Lara, il suo
la maestria nell'elaborazione, per esempio, di questo aspetto musicale mi ha subito ricordato il genio di Stravinsky, quindi della musica colta. Ecco, ripeto, non ho nessun pregiudizio positivo rispetto alla musica colta nei confronti delle musiche popolari o tradizionali. Sono partigiano esattamente del contrario, cioè io sono convinto e milito attivamente, quindi l'ho pubblicato più volte in vari articoli scientifici, anche in un libro, eccetera. Io sono assolutamente un militante che sostiene la validità straordinaria dal punto di vista estetico, tecnico, eccetera, delle musiche tradizionali sarde, non solo le Leonidas, ma anche le musiche polivocali. E quindi, per esempio, c'è questo aspetto che è straordinario. Ecco. Ovviamente qui abbiamo presentato solo i risultati finali, abbiamo tirato le conclusioni di questo studio molto, molto approfondito. C'è un altro aspetto delle Leonidas che vorrei ricordare, che è stato messo in evidenza in particolare dalle analisi organologiche di Pitano, che ha quindi contribuito a questo studio, è l'aspetto un aspetto straordinario, l'aspetto dell'armonicità delle Leonidas, e soprattutto Pitano, attraverso lo studio, la misura delle Leonidas di Antonio Lara, degli strumenti di Antonio Lara. Ecco, tra parentesi devo sottolineare che ha utilizzato come metodologia la stessa metodologia di Benson, è molto importante, quindi ha applicato gli stessi strumenti metodologici per la misura degli strumenti tradizionali di Lara, eccetera, e ha quindi provato che i rapporti tra le frequenziali, tra le varie tra i vari suoni diteggiati, gli arrefinus, eccetera, eccetera, il tumba, eccetera, quindi tutti gli elementi organologici degli strumenti di Lara richiamano un sistema che fa riferimento alla risonanza naturale. Questo già si sapeva per quel che riguarda l'essenziale delle Leonidas, però Pitano ha messo in evidenza anche l'aspetto dei rapporti tra i suoni che sono normalmente prodotti attraverso le diteggiature delle canne melodiche. Anche quei rapporti frequenziali rimandano a una concezione armonico-naturale e non temperata. Ecco, sono un po' tecnico, mi permetto di dire questo perché Pitano la settimana scorsa ha voluto mettere l'accento su questo punto e poi è stato molto chiaro su questo punto, e mi sembra un punto estremamente importante, ecco, che richiama anche ovviamente l'origine preistorica dello strumento. È molto importante, cioè siamo veramente al di fuori di una cultura musicale colta, completamente al di fuori, è quasi difficile veramente cogliere questi aspetti delle Leonidas, perché è una cultura musicale molto diversa rispetto alla cultura musicale della musica colta occidentale, insomma. E quindi questo è un aspetto che mi interessa moltissimo. E poi la signora assessora diceva qualcosa di molto interessante, diceva che mi pare che quando siamo immersi in Sardegna, quindi non capiamo o non ci perdiamo. Lo prendiamo per scontato. Sì, sono d'accordissimo, e infatti mi ricordo io in un libro che ho pubblicato sulla polivocalità di Castelsardo, nell'introduzione appunto dico fino a che punto la mia distanza geografica e in parte anche culturale abbia contribuito a mettere in evidenza l'interesse, a meglio mi abbia aiutato a focalizzarmi in queste problematiche e soprattutto coglierne il valore straordinario.
abbiamo un capitale culturale straordinario, che fra l'altro ha avuto anche la fortuna di non subire eccessivamente i danni della contaminazione attraverso il pregiudizio terribile della superiorità della cultura, diciamo, nazionale, occidentale in generale, ufficiale, quella economicamente superiore rispetto alle culture regionali, tradizionali, eccetera, che hanno un valore straordinario. Ecco, quindi in Sardegna abbiamo anche avuto la fortuna di preservare Castelsardo, è proprio un esempio molto noto a livello internazionale di non contaminazione di un repertorio antichissimo, ma anche le Lonegas sono un esempio straordinario di questa non contaminazione. In Corsica, per esempio, la matrice della polivocalità corsa è identica a quella sarda, però la Corsica ha di fatto perduto completamente le origini attraverso la folclorizzazione, e quindi hanno perso questa identità. In Sicilia ancora di più, in Sicilia la stessa matrice della polivocalità è stata completamente è scomparsa completamente. Quindi bisogna essere coscienti di questa fortuna che abbiamo, e dovremmo, come ha scritto Dante nell'introduzione di questo libro, dovremmo attivarci al più presto per preservare, promuovere, conservare e sviluppare ulteriormente, soprattutto perché oggi c'è un revival, ci sono forme di, per quel che riguarda le Neonetas, ci sono nuove forme di professionalismo, di musica professionale oggi, che nascono, tra l'altro su strategie di trasmissione di tipo tradizionale. Quindi ci sono fenomeni straordinari con giovani musicisti, suonatori di Neonetas, professionisti, con capacità straordinarie, competenze straordinarie. Quindi abbiamo delle autostrade di fronte a noi. Io sono allibito, non capisco perché queste autostrade non siano percorse dalle istituzioni regionali. E qui quindi mi fermo, ho fatto una presentazione molto rapida e quindi lascio la parola a Dante. Sì, grazie. Mediana pipia, l'ha spiegato Dante, ma non l'ho capito. Te la faccio sentire, Franco, pica sono mediana pipia e no, risolviamo il problema. Io non ti posso. Va bene, fai due pomodori che non pesa 3 o 4 minuti. Hai stile pensato in Lara. Quindi Franco, venendo di questa scuola, automaticamente applicava questa mediana pipia che sento in Lara. Poi non riuscì il canto sia fedele, poi tra. Tutto su Vissonatore ci prova a fare questa mediana pipia del centro di Lara, però vedi con Antonio quasi cosa che ti chieda, se chi ti punti, non ti dà carta, se da verde, se no. Però lo spiego cos'è la mediana pipia. Sì, certo, sentiamo benissimo. Mediana pipia, prego. Cioè, Daniele, in una parola, in due parole, la mediana pipia, un'altra cosa straordinaria delle Lonegas, mediana pipia vuol dire, indica questo strumento, nel senso di questa combinazione di tre canne, e allo stesso tempo è anche il titolo di un brano musicale tradizionale. Quindi c'è questa cosa straordinaria. Che cos'è la mediana pipia? È una combinazione specifica di canne che hanno rapporti frequenziali tra i suoni fondamentali di ogni canna, che sono standardizzati dalla tradizione, e anche i suoni diteggiati i rapporti frequenziali tra questi suoni là sono standardizzati, e quindi l'insieme organico di questo strumento si chiama mediana pipia perché quei rapporti frequenziali complessi sono stabili. Sto parlando dello strumento come un pianoforte che ha i
tasti bianchi, i tasti neri. Questo strumento ha questi rapporti particolari che sono standardizzati dalla tradizione, ovviamente. Questo... Pronti?
vasca influi di meno, meno, meno il sfondo, quindi qualche dubbio. Però è Warrode, sapete la chimia? Eh? Acqua. A Franco. No, butti la Olenda che punti su. Non fai da qua, insomma. Bene, io do un rubamento a suo libro. Poi Franco se va di tenere al campo un'altra cosa che non sia usato nemmeno la pipì a lui. Sono lì che è gran volume. Grazie. A costi di 90, 20 secondi, altrimenti non riesci nell'immaginare. Magari e i tacciati costruiti. Poi ti ascolto se si... lo baguette di cui se vuoi comprare. E a parte queste introduzioni, il baguette in sintesi su Visarnau, Moi, Antoillari, e poi c'è una scheda che ha fatto Benson nel centro Illara nel suo 58, quando ha cominciato a pigare il appunto di questo personaggio, ma è uno che in tanti maestri analfabeta, centro Illara, no? È uno che ci riscrive, ci fa dei conti, eccetera, eccetera. E poi mi pare di Nadal Benson, mi pare di una persona tranquilla, che deve una bella situazione familiare e mi pare di una persona contenta e la famiglia contenta. Poi c'è una bibliografia che ha di fatto Eva Garau, che mi conosce bene, che è stata studiata adesso all'Università di Castello, e ha fatto una bella biografia, ricostruiva a Pizzusu, sicuramente non teneva nulla no, del personaggio, mentre Santo Illara non teneva su Cedasa, no? E quindi stette a tutto ricostruiva tramite su Viceusu dei suadori pure, ci punti si intermetto di Franco Buru, noi, volete che Franco, cosa sei con Franco? Tu giusto suo casardo ci riuscivi a stare. Cara conoscete a Santo Illara, ci pensi un'accia di muso, e ti va in palo. Per noi abbiamo sempre conosciuto a Santo Illara, forse tu sei la gente di Bucesa. Magazzinai, Franco si deve andare da lui, ha studiato uno del suo figlio Grocco a Bidebuzzi e viveria da destra nella sestra. C'è da quando è partito da destra, ti dico tu e questo che si non mi conta. Quando è partito, quando è arrivato da destra, ha piegato sulla corriera che c'è da Castello, la sua stazione, poi da qui ha piegato sulla corriera a Bidebuzzi e poi se costa pranzo, questa è la barica vandendo, migrando, cioè, un film, intanto come si... Vivi con Zia Aurelio, come ti conosci sta Zia Antonio? Allora, questa storia è mia, però, no, no. Subito, va bene, da grazie a Gandino Musa, su fisarmonicista, che tu mi leggi, però, che fino a gestoli. Mio connoto è andato a Marco, che sono adesso da Ganna, eccetera. Ma ti interessa andare a comprare un visto? Non c'è credo. Comunque mi ci ha portato a Bidebuzzo, alla Fondazione Aurelio, con Babbo, spacciato a Babbo, e arrangiato su questo prezzo e tutto, da qui finendo la sua, e pagavo tanto mille franchi su un mese, ma poi, però adesso ci ho dato la trapalenza in Salerno, in Terizio di Pinge, Arangios, Mandarino, eccetera, lui è in Bidebuzzo, insomma. Comunque, devo scegliere i stati che sono andato, se mi presentato, la mutazione io e uno a Santo Villare. Ho dato un giro peggio, ho dato un po' bettetto, ho dato un baccolletto. Seguenti, quando fu gioco, sono andato in parte di un caldino musa, questo che mi ci ha portato la mutazione io. E sono andato da una sua cosa, Saviazzi che deve essere municipio. Mario. Mario Lara. O Piero. No, Piero. Ci veniva sul barri. Piero. E di entrare là che c'è Candino Musa, ma ti ha detto, se non lo torna a salutare, ci ha dato quel colletto, e di entrare portavo per i casosso, e talmente pecicelli, ci ha dato, non c'era niente da usare a comprare. Ma dopo un Candino Musa, lo fa una sbicchiata, ma che... Devo non usare. Poi io conto il tempo in nome di Zio Aurelio, mi ragazzo Aurelio dopo i sonastesi, dopo andavo in piazza, no, è stato là, per esempio, il mio. E in questo bar, che di fronte sul municipio, ho avuto un bar e ho avuto un box, ho avuto questa picchiata da deficit un mese, fantasia non è. La ponente che sta, Zio Aurelio e Zio Aurelio, e Zio Aurelio e Zio Aurelio è nata, ascolta, non tensa ma manca come te fai, cosa? Non tensa, se tu si canta a pari, no? E ho detto Zio Aurelio, ma ricordo se poteva, era una gava, e non c'è il riccio fustero, fai lo riccio, no? E si è per una scelta. Io non vedo se è una cosa molto su normale, però questa sua lara fu un classico incredibile, assolutamente, cioè mettere su di.
Però sempre da gusto umica, da gusto baccoletto, 10, sempre tranquillo, andate a tornare in piazza. Sto... Sì, prego. C'è la Mauro che non fa la domanda. La domanda è la dopo. C'è quella in via forse. Saint-Ville in Francia. In Francia e Savilla è stessa Ziagina, Savilla Pittiavus, Pittiavus Ziagina dei Filusu, Ziagina Villa dei Santuellara, Bibbia da Francia, no? E ho fatto un meno amichezza con l'amica del mio, frate mio e del Luisella Savomiglia Guru, e Ziagina a un certo punto mi ha regalato tutte le cose che veniva dei Santuellara, su blocco notes, accanto scritto da appunto Santuellara, e i socchiali, il suo scrigo, i scascita dei sons, il suo portafoglio, tutte le cose del centro di là. Chi? Questo portafoglio che piace in Banca Sardegna negli anni 50-60, no? Però fu del centro di là, è tutta un'altra storia, ovvero. Insomma, centro di là, Ziagina mi ha regalato tutte queste cose, però dopo contare su conto, andiamo su nome. Quindi il Santo Illara a Bivio del grande suonatore che suona questo già a Picciocchetto che suona ben da me a noi e dopo preguntavo su un bar, dopo la letta di Varessa suona del Santo Illara. Quando ascolta il Santo Illara mi pare uno che è suonando può sopraggiungere giù dei sonai, cioè come ti vivessi gozendo così sta suonata isu, che è una cosa straordinaria, perché in genere lo suonatore suona dal suo pubblico o che fa effetto eccetera. Il Santo Illara è una persona molto tranquilla e si cosa sta suonando. E non ho mai accettato Zarachia, la Zarachia fu un sistema di accordi, che viene sono dove si convaida, con Guaida Manna, per esempio, con San Massi, Bidesorvisi, Muristei, Guspini, accanto lui a Trigo, no? E si pagavivano, si vendicanta, e fianta una gica, e fianta su un tratto scritto di un notaio, un suonatore che ti piacciono a tutto anno, cioè questa discoteca non tanto inventava a Milano, cioè i Sardus un capitano teniente su suonatore pagava a tutto anno sabato e domenico, ok? Quindi i su pu impegnare tieni affetti quattro fini di gira liberi su po' festa notias o festa san famiglia eccetera, e fu pagato isso e fu d'assistio e in suo contratto che fu descritto vinza l'assistenza del suo guardo con suo guardo andava a suonare e di ripiantonare palla buona e un pacchetto del vago è scritto tutto, ma stiamo chiedendo del suo 1820 1700 eccetera. Il Santo Illara non ha mai accettato Zara Chiesa, poi te correva essere un libero sicuramente e andava a suonare accanto via sta cosa di spanto teneva silenzio con Visireso con quest'altro vicino della zona, ma il Santo Illara ha accettato un accordo con cui scrocca. Sennà scrocca, e te scrocca, non è che ne era benvenuto il Robini, però un po' tanto scrocca sia da Pedigella di Lunda, tenia da questo grande suonatore accordio a Zarachia. Po' un mese, e praticamente Isu venia da Scrocca e ha parlato un mese via posto Grannovalli. Prima di Isu, un sottogento, venia zio Giuseppe Lara, sul babbo del Santo Illara. E poi ti avvenienta, povo e drigo, tenete presente che Zantò e Benia, e Giuseppe Benianta, del Bidebuzzo, quindi al suo primo passaggio a Ballau, croccante a Ballau, sul secondo passaggio a Sriugusu, e da Sriugusu le pantai scrocca. Poi, se ne torna a Vandai, con un muoio drigo, ma sa cosa più importante che io non ti ricordo, è tabuti, sa ganna, come ti connendo prima, Davide e Mata, poi la canzone nostra cresce, mi sa. Cresce sa canna mascu, Franco Gedruscini, da Branco Vai Sonsu e Vendi Sonsu, e se uso la zona, tutta questa zona, tanto cresce sa canna ottima, può fare la unella, che non cresce in un altro luogo. Quindi, se invece se devi gai Corriera, Soccallessi, se devi spostare di Bidebuzzo a Castello, andai a Sedovi, a Sanremo, io ho adattato questo sistema, quando niente è scrocca, fuori niente è chiesto tutto su mesi. E poi, quando non sono andata del dia, andata a Sagai Ganna e si partita con la provvista di Saganna che ti basta prodotto sano, a collo, un mo' idrigo e su bacia Saganna, sa valigia voluto beauty case, un po' più leggero, se quindi si
da scappettare. Una cosa che ha di notato Pitano e questo amico tu già conosci, Pitano Vera del Mare Gallagonzi, è ingegnere e il suo ha studiato la propria scuola della mezza da canto studiato Davide, il suo Bruno che si è un grande suonatore, però sa passione di attento e sa su studi che ad applicare a rinnesci a fare cose da miracolosa che attende iniziativa secondo te questa che ha citato prima Antonio. Antonio con Pitano ha ragionato quando da punare su conto dei santuari là che partiva da dei scrocca con su fascia saganna al conto, ma già è da là, non è che si importa un fascia saganna al treno. Se andò da dall'altra, da cevara a San Medio, se di quelli affetti fossero che fosse sicuro che fuori, perfetta, può fare sonso. Intruso, e tra via. Se il robo di San Marco Zedra, o il robo di San Mao, ma di Sagana, di San Mao, mesta che portava Franco, muoio, no? E dopo l'ultima notte, la Sagana non si è ripruso. E si andò in là, da un cruzzato in cui, adesso 10 cm, però di due Sagana poteva fu peso un cruzzo, di ancora mi devuzza bene. E infatti se in cui Pittano andava là, scrovetto sul mistero di Mancosella del Santo Lara che fonte per cruzza dei Satras, poi tagando le pia d'angolo su Bascia Sagana Gordo, le pia da limitato, come ti fai Ryanair in mo? Ryanair, tutti sono donne della Uneda, fonte Vendosì, la Uneda sa Ryanair in mo. Poi tagando viaggio non vuoi pagare su, e non vuoi ponere la Uneda nella sua stiva, che è stretta, e da Osi, la valigetta che porta a San Cabina, e quindi vai in Laureda adattata a sa valigetta di San Ryan, che poi ti fa passare a Ryan. Si bravi su conto? Andate, un nuovo Federico con un mese. Deia. E in casa, il periodo? Finza alla Seconda Guerra Mondiale. Ah. Finza alla Seconda Guerra Mondiale. Non... E ma voi? Un nuovo Federico pensava a lei. Fu pane. Un suonatore che andava a suonare a Pidesopi, io sono andato a scontrato, no? Del mensartico di Stato, quando vestiti o diatriba tra i suonatori e i sobrigati, cioè i sobrisi, i giovani, tanto accavato in tribunali, il tribunale dell'epoca, e quindi agli atti e stava a Rao, tutta a Rao, scontrato. Quindi grazie a questo certo su tanti dentro, in modo che sono andato a scontrato, e quindi 1820, 1750. Tenendo il suo contratto scritto. Il suo contratto scritto è il suonatore in mano che è andata a suonare, no, è scrocca, ma vita sicuramente può suonare San Massimo, di Tesoro, Serra Manna, piganta 25 dentro a Monte Grigo, quindi su Grigo Cucava in quell'epoca, e fu pago, comprende? Franco Mezzi, quando mandavo a Bidevuzzo, si rende conto che il Bidevuzzo, quando a Ranta Grigo, non getta a 25 a 30, che da 6 a 7, cioè di prendere su moi e di messa a 6 o 7, comprendi? Quindi su Grigo fu difeso in certa zona e fu pane, e fu su pane, fu di una delle poche cose che sa gente tenia, di chi non la tenia da danno in mano. In noi, si danno ancora qualche due tacciate in questo libro, in noi c'è una sezione della Unedasa, tutto su Dezzi Antoilada, no? Tutto Gustasa. E no, questo punto su ultimo, no? E secondo tanti si riuscito si però ci intende conto, no? Che secondo te non c'è nessuna questione di cosa sia, e secondo conto, no? Sa, di oggi si chiama questa cosa del Benzo in Danimarca, adesso 81, quando a media di una o due volte si sanno, questa che da sempre cose fare. E in sul 2010 fu in 30 si archivio, tanto punto di cose del Benzo, potuto salutare prima dei partiti e muovere Senna o a Picciocca e dopo non la conoscia e dopo non si avvenivano a salutare la sua direttrice e non accomoda di essere andati. Poi se ho nel senso di si è andati a Caisaio, fui su Dreo e mi arriva un messaggio e mi scrive Lene Ascova, no, caro Dante, no, se ho Lene Ascova, no, tengo una gascita de Zonzo che appartiene a Benson. In sua collezione personale del Benson è molto su 71, devono dare un nome, no? E dicono, che città del Zonzo mi si vuole regalare, ma questo è più che non in giro, ma questo è campo a Brulla, no? Per cui, come te prima cosa, poi il suo telefono, poi si è chiamato il suo amico, dicono, non le conosce se questa linea Asco, non le conosce a nemmeno, ma sapete, ha pubblicato per essere reale, dicono, scusa, dicono, ma chi sei, se no, non si conosce, io sono... Dopo aver tu Senna in suo archivio, quando si viene, ah, no, sei tu, da qui, e te sei cosa. Ah no, su Frati de Benson, no? Mi ha regalato una gascia de Zonzo
che appartiene a Benz, non c'è da tanti vani, no, devo sono soborna musa, e io mi desidero la regalare, se mi tengo a casa che c'è un'essere di bogare qualcosa, cosa, no, però da più più, tu fai una no, non ci comprendo nulla di tutta questa scanna secca di gente, se no, e no, sei contento di desidero regalare. In Sardegna una cosa del genere non è mai successo, vuoi tu metti il minimo, ti fai anche pranzo in greco prima di desadonare. Invece esiste, che ha compreso, vediamo mi interessare cosa ne penso, mi desadonare da subito. Naturalmente da fare non spetta sta proposta, da fare di mando corrieri che mi desadonare. E questo punto, questo strumento originale del Santo Illara, che vorrebbe da voi richiedere su De Benzo, penso a Santo Illara, me lì trasa, che trasa già in via, no? Andiamo, se mi desadonare una mia, che si spetta. Questa fonte di litrasa che Zianto Illara iscrive da Benzo. Zianto Illara avuto sul 1886, ok? Una grafia che a meraviglia, Babbo avuto su Senti e finza sul 1974 firmata a segno croce, una fumata a scuola. Gli andiamo a mandare a Pasci Boesi invece di vai dopo le visite della scuola elementare. E quindi Zianto Illara con Benzo, oltre a essere meta amico, corrispondiente a Meda e penso di schiedare lì mi serve un punto di organo non fa mi serve a media pipì a 10 si andò preparata sagacitetta no? Preparata sonso via sagacitetta dell'inna di quella specie di compensare vini e della spedire a Benimento e quindi sono andato questa cosa a parte i tesinantasi in registrazione che già stendo del Meda e questa fu un'ora bella che ho presentato tutto questa cosa. Si su Machioli rifondendo a noi prima è che Pittano si è picato su strumento di misurai ogni strumento, ogni zona, s'allongare a descana, s'aggrossare a descana sul diametro interno di ogni gamba, s'allargare a dei buchi, s'allongare a dei buchi in millimetro, in decimo di millimetro e io ho riportato su noi in maniera che uno, oddio, ripica da su Machioli piga la misura state penso e poi torna a fare l'istrumento del Santo Illara. Altra cosa non devo esercire, questa no, cosa all'ultima seconda. Domanda. Mario. Una domanda a Antonio Vare. Come ben sai, le gambe da sono durante nel metodo del tessate c'è. Casadine. Casadine no. Il concetto saldo diciamo approfondito il tifalico il tifalico che rappresenta l'estasi no che sono sul punto del progetto tifalico vabbè chi riuscite già conto ma tu spiega bene secondo te allora la musica rappresenta un po' la filosofia di diciamo del committente molte volte, no? Che certe volte coincide con chi la esegue, cioè in pratica la musica rappresenta la filosofia del tempo e quindi le sensazioni, lo spirito. E io penso che nell'epoca monarchica cioè il tempo fosse ancora visto una visione del mondo spazio-temporale circolare, no? All'eterno ritorno. Secondo te, e non è da attualmente, quanto il tempo può essere sì, evoluto oppure è ancora un tempo circolare che lo suona, cioè in pratica ovviamente uno strumento esisteva anche in epoca cronologica, però è possibile che la melodia possa essere anche cambiata nel tempo, no? Lo strumento è sicuramente arcaico, millenario, forse anche di più, però è possibile che l'armonia si sia evoluta nel tempo, anche tu stesso hai detto Antonio Vara riesce ad andare oltre gli altri ovviamente, no? Secondo te il tempo che loro suonano è ancora circolare oppure si è modificato? Sono almeno due o tre domande interessantissime. Allora, secondo me, da un punto di vista metodologico, tecnicamente, scientificamente è impossibile rispondere a questa domanda. Perché? Perché è una musica di tradizione orale, quindi che non è passata attraverso la scrittura e in epoche preistoriche e anche in epoche relativamente recenti, semplicemente
trattandosi di musica di tradizione orale, poiché non esisteva il registratore, quindi non si ha nessuna prova obiettiva del funzionamento delle Leoneddas nel passato. Quindi scientificamente parlando è impossibile rispondere a questa domanda. Ma oggi abbiamo le Leoneddas, abbiamo le registrazioni storiche di Benson, abbiamo soprattutto le registrazioni storiche di Benson, e abbiamo ancora un repertorio che è un repertorio di musica tradizionale vivente, che vive ancora oggi, che vive. E quindi questo aspetto di circolare è assolutamente, è onnipervalente nella musica delle Leoneddas, soprattutto nel repertorio più sofisticato e più complesso della musica per Leoneddas. Questa circolarità, questa, direi quasi questa spirale, è proprio essenziale. Questa ciclicità, eccetera, è essenziale per le Leoneddas e per la musica. Del resto, un aspetto l'avete tutti sentito, le Leoneddas, cosa straordinaria, possono essere suonate soltanto attraverso la tecnica della respirazione continua, della respirazione detta circolare, e cioè, l'abbiamo appena sentito, si ispira attraverso il naso, poi si espira attraverso i muscoli, insomma una tecnica estremamente complessa nell'ambito della musica, delle musiche di tradizione orale del Mediterraneo. È un caso abbastanza raro, non è un caso unico, però è un caso abbastanza raro, anzi direi rarissimo, più circolare di quello. Quindi c'è una circolarità continua, c'è una continuità nella circolarità, ma soprattutto la musica, il linguaggio musicale è un linguaggio assolutamente di concezione circolare, quindi direi di sì. Un altro aspetto che però... In questa circolarità tu che tempi, cioè tu trovi anche dei ritmi, cioè che quando finisce quello che comincia, cioè... Assolutamente sì. C'è circolarità in tutti gli aspetti della musica, del linguaggio musicale delle Leoneddas. In tutti gli aspetti c'è circolarità, c'è assolutamente sì. Ma è evidente, sì. Però volevo dire un'altra cosa che la tua domanda mi ha molto ispirato, ed è quasi una domanda, un altro dibattito. La questione del bronzetto sardo, ermafrodite, tifallico, il suonatore di Leoneddas, assolutamente sì, direi addirittura quasi una rappresentazione di riti pre-dionisiaci, perché a quest'epoca non c'era ancora il Dionisos greco. Una cosa che mi appassiona, e che deve essere quasi una domanda che faccio a tutti, in realtà questa mi appassiona moltissimo, questa domanda. Quindi estatico, predionisiaco, eccetera, quella postura tifalica, eccetera, però se si osserva il funzionamento sociale delle Leoneddas, dei balli professionali, delle danze professionali delle Leoneddas, in fondo c'è un filo rosso che lega questa rappresentazione alla funzione sociale delle danze professionali fino ufficialmente al 1935, quando Mussolini per legge ha vietato le riunioni di persone pubbliche, quindi ha vietato anche di fatto i balli professionali. E poi dopo c'è stata una diluizione, una lenta agonia del professionalismo delle danze delle Leoneddas, ed è appunto grazie a Benson se oggi abbiamo ancora le Leoneddas. Io sono assolutamente d'accordo su questo punto, e anche a Dante. Sì, è Dante. Però il punto è, c'è un filo rosso, che è un filo rosso segnato da una forma di erotismo in fondo, perché l'estasi, ok, poi però ritroviamo anche all'inizio, nella prima metà del XX secolo, nei paesi i balli professionali, quindi che erano l'unica occasione sociale
per i giovani di incontrarsi, e poi dopo ovviamente c'erano codici estremamente rigorosi, eccetera, però il filo rosso dell'erotismo, nel senso della quintessenza dell'erotismo, nel senso della riproduzione, dell'umanità, eccetera, eccetera, continua a persistere, è straordinario nel XX secolo, e del resto è grazie alle collette dei giovani scapoli che poi alimentavano questi bandi, e poi grazie a queste riunioni pubbliche assolutamente codificate che di fatto si formavano le famiglie. Era l'unica occasione, non andavano al cinema, non c'era, eccetera. Quindi mi appassiona questa specie, in filigrana abbiamo questa specie di componente erotica straordinaria, fortissima, ovviamente molto sublimata nei paesi sardi nella prima metà del XX secolo, molto codificata, però è pur sempre là e niente a che vedere con la dimensione pre-orgiastica, diciamo, dell'antichità. Non so se quando padre Adriano Bresciani, antropologo, non so se conosci il suo testo Viaggio in Sardegna, lui in pratica percorse la Sardegna, poi la raccontò nella metà dell'Ottocento, no? E raccontava che i balli, molte volte nelle piazze, molte volte c'era un menhir, perché ballavano nella chiesa, nel sagrato, dove nel nord-est ci sono molte volte i menhir, ancora si ballava attorno al menhir, oppure spesso si ballava in tondo, e al centro della piazza c'era sotto di Donnellas che ballava come se fosse al centro c'era solo di Donnellas che ballava, e tutti gli altri attorno, che era anche molto giusto. Sì, e da adesso Benson anche ha raccolto qualche testimonianza e qualche dato riguardante le coreografie tradizionali, poi molto è stato perduto, credo, però è sempre la dimensione circolare. Del resto Mauro, Daniele e Paolo sono presenti, quindi ne approfitto anche per ricordare che con Dante abbiamo avuto, a proposito di questo punto in particolare, avevamo avuto un'idea che manteniamo per noi, che ci pare rilevante e quindi che offriamo anche al dibattito. A proposito di questa circolarità c'è anche l'associazione del cerchio col numero 3, che anche questo è onnipervadente nella musica per l'Onetas. Ci sono forme di tripartizione a tutti i livelli del linguaggio musicale, della forma musicale, delle musiche più sofisticate delle Onetas. Quindi c'è una specie di intreccio di questa tripartizione strutturale che poi in culture successive ha preso la forma del cerchio, per altre ragioni, eccetera, però forse la matrice antropologica è la stessa, eccetera. Ci si possono porre varie domande su questo punto, e ovviamente possiamo anche interrogare l'archeoastronomia in Sardegna. C'è un parallelo culturale, c'è un fondo culturale comune? Questa è una domanda che però lancio così, certo. Io non sono... Su questa domanda rispondo dopo, quando cercherò di mettere l'astronomia con la musica. Venerdì prossimo ci sarà in Quaisi una conferenza del professor Clifford Douglas, uno dei padri dell'astronomia mondiale, forse il più autorevole studioso della materia. E purtroppo non abbiamo potuto farla insieme, perché lui è adesso in Germania, non poteva, altrimenti sarebbe stato oggi insieme con voi. E quando sentì le Onetas, quando sentì, forse nel 2016, la quarta volta che verrà Isi sarà fra una settimana, però lui è venuto già tre volte, e nel 2016 all'alba del solstizio c'era questo ragazzo di Escolta, Paolo Rianas, che suonava le Onetas. Un ragazzo molto bravo, speriamo che diventi bravo come lui, perché è un eccezionale, no? Anche Paolo è bravissimo, ma tu hai iniziato come Paolo, tu sei di una delicatezza del suono eccezionale, cioè un suono veramente, come dire, che è bellissimo, proprio senza nessuna, delicatissimo, e magari se vieni venerdì. E lui restò estasiato di fronte a questo, non lo conosceva, questo professore che frequenta, siccome la moglie insegna matematica e poi
insieme vanno a passeggiare in Scozia, cioè vanno a farsi lunghi tratturi in Scozia, quindi restano d'estate a fare anche 100-200 km a piedi a passeggiare per la Scozia, e quindi conosce bene la musica scozzese, e quando sentì questo ragazzo di Scozia suonare il Mellonella, ho detto a bocca aperta, ma cosa sta facendo la cornamusa senza cioè nel senso è stato forse il regalo più bello, ti ricordi come era tanto? E cioè restò estasiato di fronte a questo strumento che anticipa le cornamuse, poi i sardi sono rimasti fossilizzati su questa cosa, e probabilmente è uno degli strumenti, forse l'oggetto culturale più importante della tutta la tradizione sarda. Anche è la stessa musica riflette la filosofia dei nuragici, assolutamente. La musica delle Gaonella assolutamente riflette completamente la filosofia e il modo di essere del popolo nuragico. Perché? Rispondi adesso, perché? Chi c'ha di... Poi adesso io sei Mandrone, in questa cosa non vuole partecipare mai, mi fa piacere che oggi alla Scancellola. Allora, sul discorso che ho fatto con Antoi e con Daniele Burro, no? E questo, chi francomedici o ancora oggi, no? Lucere andrà a sonare, a devozionare, a Ulassai, no? E banda dai mia, e invece dei sonai, Balusardo suona un'altra cosa, o Balusardo che non tengo questa regola, come il minuto di dirantapetta, no? Poi tra tanti cereali, poi badai, no? Con questo sistema di Aici, ovennai che il suonatore della Renda, già e dei Sant'Igorio, fu un testetto costretto a mantenere questa forma di musica, questa musica che era questa cosa e che tenia questa regola, poi che no? Flamenco non è bello, ma non si lascia badare. Quindi forse per questo motivo, proprio questa vuota capiamo a suo bando, vuota capiamo a Rito, come Tina Benson, il bando, qui a sua casa, e c'è Aurelio Grocco, insomma, è stato suo. Il vantaggio è una combinazione di fattori. Andate a Aurelio narrava, no, con c'è Giovanni Lillio, questo Aurelio, suo bimbi che ho fatto, proprio a Pizzese, Aurelio, e di Narada, no, poi te la muovi ciocca, non devo dire stare mai su cammino. Che voi vi ripianta un'altra cosa, i familiari, eccetera, no? Tanto su, quando questi parlando, no, tipo di essere trasferiti, hanno proprio dieci, tipo di essere trasferiti anche quello, devo dentro attenzione seria, sappiamo che lo vogliai, quindi i barri sono pure in questa occasione, può fare una dichiarazione di amore, potete dire no, poi succede pure andando a pigare sacco a Sanrio o altre cose, gente succede a me, nel senso che dopo le parla pure, però, beh, in suo ballo fu di questa cosa consentita sotto la supervisione dei babbo e dei mamma, come te esinante, controllando che noi se ne andavamo oltre, comprendo. Però Bedebuzzo, una razza Aurelio, buon fortuna, no? Badauso, non la brazzetta, ma Badauso mi ha ubicata, quindi non mi ha dato tempo di essere toccato questa voce, se non c'è. Tutto questo Aurelio, che non, io sono andato al porco, non mi porco di fatto. Comunque, metaforabilmente questa cosa è soprattutto che su Balusardo e Giubigaisi de Gavesusa Caviglioso è sempre con questa tripartizione, questo ciclo ritmico che viene in ogni luogo, cioè il suo Gavesusa bada il sesso ottavo, non sbadava il sesso ottavo, si misturava un 3/4, e però sa struttura è la stessa, quindi chi lui cambia questa sonata e se si spacciava mentre sono dove non si è più ciccato. Cioè, di solito con tutto un numero due, ma non senso sono dove. Quindi, per questo motivo, meravigliosamente, ancora oggi, se usate il mese, la tengo questa, grazie a voi, che teniamo tutto documentato, teniamo ancora questa idea, e poi se lo spiegano dove, del suo ciclo ritmico che è presente, di sicurezza di Vincenzo Sabini, e della ripartizione dei frasi e del suo ritmo. Ripartizione di due frasi e del suo ritmo. Ripartizione delle e anche una precisazione, assolutamente vero quello che hai appena detto, tutto in 6 ottavi e a volte in 3/4 eccetera, che fa vignole eccetera, ma io sono proprio un ultra, sono un estremista delle tradizioni sarde, devo dire che 6 ottavi, 3/4 cosa vuol dire? Non lo sa nessuno perché sono cose di musica colta, però in realtà
per Leoneddas quindi non vuol dire nulla, perché queste sono categorie musicali della musica accolta che non devono istruire un discorso sulle Leoneddas, perché quando hanno creato, quando suonano le Leoneddas non pensano assolutamente a queste categorie. Cioè Antonio Lara, fino all'epoca di Antonio Lara, non avevano neanche il concetto, la nozione della nota musicale. Avevano un concetto di quella che chiamiamo oggi, con termini moderni, la nota musicale, ce l'avevano un concetto, ed era anche complesso, però non aveva niente a che vedere dal punto di vista della nozione con quella che è la nota musicale, come con quello che è il sia ottavo e tre quarti. Non ne avevano assolutamente la comprensione in questi termini, ne avevano una comprensione estremamente approfondita, ma attraverso strategie cognitive completamente diverse. Cioè, bisogna veramente precisare questo, è molto difficile capire questo concetto oggi, perché c'è questo pregiudizio che è molto diffuso anche e soprattutto presso gli specialisti, attenzione, che in fondo queste categorie della musica accolta occidentale siano delle categorie universali, ed è sbagliatissimo, e quindi bisogna fare molta attenzione. A proposito, di questa tripartizione, anche la musica che abbiamo ascoltato, c'è sempre una pulsazione, diciamo, che è sempre tripartita, che è proprio il linguaggio di base delle espressioni più importanti, attenzione, del repertorio, delle espressioni più importanti della musica per Leoneddas. E poi non c'è solo questo, è onnipervadente la tripartizione. Deve essere un concetto a carico. Sì. Cercare anche una forma di comprensione nell'estensione della stessa canna, che permette un'estensione sonora ampia, come diciamo si avvicina a quello che può essere la percezione umana, a differenza della musica moderna che è molto più limitata. In ragione di questo, cioè la loro capacità permette naturalmente un istinto che loro probabilmente hanno conosciuto nell'esperienza, e qui si riporta il ballo e in tutte le figure che il ballo presuppone, quindi la ripartizione anche ritmica del 3 noi la corrispondiamo nel nostro ballo, quello che resiste ancora nelle tre tipologie di passo al ritmo come lo strumento ci permette di fare. Forse ecco, non tutti ancora lo mantengono, però nella nostra esperienza abbiamo documentato questo. Quindi, essendo un discorso anche sociologico che viaggia in corrispondenza, quindi il suonatore si muove in funzione della piazza che balla, ho capito che è una cosa legata a questo, quindi un discorso che va ancora a offrire ulteriori spunti di riflessione che vanno a toccare i concetti di antropologia che devono ancora essere recepiti o approfonditi. Sì, ma e poi osservate le Leoneddas, sono tre canne, la pulsazione microscopica è tripartita, ok, e poi la nota, la forma, la frase musicale minima che fa senso nel linguaggio musicale è in generale tripartita. In generale, in ogni caso, quello è un canovaccio, un punto di riferimento, come hanno ben testimoniato tutti gli interlocutori di Benson nel suo libro del 69, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è straordinario questo aspetto. Glielo facciamo fare a Franco, una nota. Non puoi diteggiare. Non puoi meno di due, cioè meno di tre, manco meno di tre puoi farle, però. Sono 133. Cioè nel senso che nel modo tempo nel modo giusto. Vediamo la vibrazione di suonatore, sempre con due canne. La Sardegna è proprio, invece del concerto che sono già con tre canne, ma non è fatto i crisi, cioè nel senso, sono già tante tre. E quindi è un'evoluzione rispetto no, a.
Si vede che serviva per fare dei suoi, questo deve chiedere. Perché se c'è una simbologia. Perché, ecco, perché tre? Perché Salina sono tre e molti punti sono due. Gli egiziani danno due, greci, due. Allora, etruschi due. Etruschi due, tutti e due. Chiedo se ci sia una simbologia che magari si rispecchia. Perché loro, poi in classe proprio su sopra, molti più sono. Perché gli egiziani con l'argum, i greci con l'ambros, i romani con le tibie, e gli etruschi, eccetera, suonavano solo una canna, no? E questa faceva da bordone, nota fissa, da pedale, no? Così ti dava la base per poter applicare. Gli egiziani sono arrivati a fare anche l'argul con due canne melodiche, però sono esattamente, i furi sono esattamente corrispondenti da una mano all'altra, quindi non stai facendo niente di nuovo con l'altra canna. Invece dell'anetes hai mano sinistra, mano destra, e questo va per conto suo. Si può aggiungere, come qualcuno degli viaggiatori in Sardegna nel Settecento, ho visto anche l'anetes con quattro canne, come fanno gli scozzesi che hanno una gregarista di cose, no? Però stai facendo altri bordoni con un'altra nota, con un'altra ottava, cioè, però non dici niente con quelle se non crei solo così. Quindi è un po' come simbolicamente anche richiama la famiglia, perché richiama? Il concetto della famiglia del tre, cioè due coppia, tre diventa famiglia. Bella questa interpretazione. Quella che lui ha suonato prima. Che poi ha una funzione sociale, insieme ai bambini dove si socializza, e quindi mi viene a fare questa. Bella questa osservazione, sì, non ci avevo mai pensato, nessuno ne aveva mai parlato, però nella sonata che ha fatto lui prima, no? Che si chiama, un nome strano, Mediana a Pipia, cioè Mediana alla bambina, e infatti se avete notato a un certo punto Franco ha fatto un movimento così, e i suonatori dicono che la mamma parla con le note della mano sinistra che sono gravi, la bambina parla con le note della mano destra che sono più acute, no? E questo è il papà che sta lì come al solito, come sono lì. Sì, questo torno a fare la nostra vediamo. No, vai, giusto. Però devo aggiungere una cosa importante. E poi mamma, papà e la piccolina, attenzione, l'Eroneidas non è uno strumento polifonico. L'Eroneidas sono concepite per fondere insieme completamente sì, il fondo. La Trinità, cioè, completo. Non lo so, però c'è fusione totale dei tre suoni, non c'è il concetto di polifonia che appartiene alla musica colta, ancora una volta, non c'è. E infatti, da un punto di vista molto pratico, quando ho trascritto le Mediana Pipia delle registrazioni storiche un po' deteriorate di Benson, cioè mi sono sbattuto la testa al muro per poter individuare veramente i suoni prodotti individualmente dalle due canne melodiche, perché quei suoni là non creano una polifonia. Sarebbe stato facilissimo per me trascrivere la polifonia. No, quei suoni là si fondono continuamente. Quindi è un erotismo tra questi suoni. E anche sì, questa dimensione poetica sì, non è troppo il mio stile, però mi piace molto tutte queste storie di bambine, famiglie, erotismo. È del tutto arbitrario. Io ho un approccio molto più scientifico. Ho un approccio molto più scientifico, ma devo confessare che ho dovuto fare ricorso in certi passaggi delle registrazioni storiche di Benson, che sono registrazioni un po' vecchie, deteriorate, monofoniche, eccetera, ho dovuto fare ricorso per tentare di individuare il più precisamente possibile i suoni delle due canne melodiche a dei programmi informatici per poter mascherare, selezionare, isolare e poter fare in modo da focalizzare il mio ascolto in certi suoni. Ecco. Michele De Ponte Oro, dove si intende Michele De Ponte Oro? Certo.
questo è un punto d'organo, probabilmente costruito o creato al momento in cui sono arrivati gli organi e i suonatori di Laurentas in chiesa suonavano con l'organo. Qui punto vuol dire tonalità, no? E punto de organo vuol dire questo è su punto, cosa non è un sottono. Questa è la tonalità per l'organo. E questo è più moderno. Eh? Più moderno. E ad EPS più moderno. Ma non ci faccio parte. Beh, c'è. Thank you.
adesso, ma non guardo foro del Beh, l'ultima volta che siamo venuti a noi, devo se venire in questa presentazione del suo libro che ha fatto per giudiziarsi come nessuno del banco del Sarra. Se adesso foro del Rebba, qui stavo per raccontare una cosa a suo professore. No, no, questo sta tanto. Su dai hobby, punti 3 e 8, Prusu sa oggi su canto a te. Sa contra, su basso e su dai hobby e Prusu mezzo. Sparzito. Devo considero questo un strumento musicale, non un bucato. In pratica, i scorda vocali sono usati come strumento e su solatori e sa oggi. Che sopra questo strumento, questo. Questa cosa che questa considerazione fa un vago già sentita, mi domando, guardi una parentela, guardi una cosa che non bacia con suo canto alla guerra, sa domanda è questa. Assolutamente sì, ho scritto un libro, c'è la epiloghi, ho scritto un libro su questa questione, assolutamente sì. Vuole la traduzione spontanea. E però qui mi ha paralizzato. La domanda è, nei canti, nella polivocalità, aggiungo io, in quel caso profana, ma anche sacra, ci sono tre voci più una che porta voci, che porta il canto, e poi ci sono tre voci complementari che si chiamano in maniera diversa secondo i paesi, eccetera, eccetera. Quindi mi si chiedeva se c'è un rapporto, ci sono rapporti di c'è un'armonizzazione, c'è un'armonicità, una fusione tra le voci della polivocalità profana e sacra, e se si possono considerare quindi questa fusione, questa armonia tra le voci tradizionali sarde come questa armonizzazione tra le tre canne delle Launeddas. Assolutamente sì. Assolutamente sì, infatti in questo libro sulla polivocalità sacra di Castelsardo ho tentato di dimostrare che non solo ci sono familiarità, ma le familiarità sono identiche. Cosa vuol dire identiche? Identiche vuol dire che la voce di Castelsardo, la voce, porta il canto e le altre voci si cristallizzano sul canto su rapporti armonico-naturali elementari. Cioè su rapporti della vibrazione naturale di un corpo in vibrazione, quindi hanno rapporti assolutamente, praticamente scolastici, quasi didascalico per la fisica acustica elementare, quello che fanno Castelsardo, ed è esattamente la stessa cosa, quello che succede in tutti i concertus importanti, soprattutto nei più importanti. Gli equilibri sono identici, sono rapporti frequenziali che si riproducono soltanto nello spettro armonico naturale, in particolare nei settori inferiori dello spettro armonico naturale. Quindi sono assolutamente molto simili, molto, praticamente quasi identici, direi addirittura, tecnicamente parlando. Grazie. Prego. Bravo Luigi. Una domanda a Dante. Prova. A proposito di quello che è stato appena detto, su questo filo rosso dell'erotismo sublimato che poi era selvaggio della preistoria, sì, puoi raccontare in termini però civili quello che ti aveva raccontato Burranca a proposito della mediana pipia? È molto interessante. È tecnicamente, dal punto di vista musicologico, posso confermarlo tecnicamente. Prego. Io non lo posso confermare fisicamente, vero? No, Zio Dionigio Burranca, di Orta Cesus, fu di un omini meda intelligente, tant'è che Benson ha scritto il suo libro, che fu sui cui ha compreso la ricerca del Benson. Esatto, anche a questo strano che veniva con un registratore in gorma, anche turista e tutto, no? E invece se zio Dionigio Burranca, che fu un uomo di grande intelligenza, veramente, così faccio esempio, prima di morire, un po' perché mese prima di morire si è andato a regattare con sua,
e Fuzzetto Sagogina, di Sammesa e si avvellice da Budanza Zimminera, poi via a Zulionigi con due libri mano a mano, verde di Gendro, eccetera, eccetera, e dice, su Golano, su Golano, veramente le piccole. Hanno ah, no, un premio con te che non accetta il tassatore di dadi. No, boh. Così in argomenti più di una persona curiosa, insomma, a questi tempi su Narabenzo tenia questa capacità di rara del rendi facili di cose difficili, no? Proprio questa capacità di dinare cose e di cosa fare comprendere in presa. E quindi, su questo momento di sazonata, tocca fare politica premessa però, a un certo punto Franco e Toto giocando Zonta e me sazonata di Subbato, Gladi, una mitica frase che si ripete di tre volte con Saburo, no? Che è stessa frase dei Furi assassinata. I Furi sono proprio quando uno in bar in Adagonca e non comprende più nulla. E è stessa frase che poi corrisponde da quando si va a Sciampita, a Paese in aria e a Concanterra, moderato di altro due giorni. No? Questa frase, che è di irregolare uno come struttura ritmica, questa frase è nata, questa frase dei Furi, o San Marghinesa o San Bella Rosa, a seconda di questa zona. E quindi Burranca, contento di questa sonata della Unedesa, Burranca gli andava conto in maniera civile, andava e commenta... Ma quanto è che ti racconta adesso? No, che è un punto, questo è un registro. Burranca e Annao, è come te quando si va a Mori, no? Tu entri da sedia a serio, con la femmina, la garigna, la questione, la questione della sorriga, a pago comincia ad aumentare la sua tensione, eccetera, fino a quando a un certo punto il viga sorgasmo, si pensa a un'altra su braggi braggi, insomma, con scrocca nella viaggio. Quando era su braggi braggi, è finito furiosa, me furiosa, e poi a sedia a serio, con karma, andas a fare questa serata. Questo fu il concetto che veniva Burranca della stagione della mente. Cioè un rapporto sessuale. Che è prego. Ed è veramente così, ci sono tutti gli elementi. E le Furias, fra l'altro, nelle Furias all'epoca erano i giovani uomini che si esibivano in figure acrobatiche. Cioè, e poi abbiamo anche sentito oggi, nella Mediana Pipie, ma anche intorno. Abbiamo una leggera e costante accelerazione dall'inizio verso la fine, in particolare la Mediana Pipia. Antonio Lara faceva lo stesso, ovviamente. Quindi sono tutti gli ingredienti. Poi c'è una vera introduzione, attenzione, l'abbiamo sentita anche oggi. Un'introduzione che del resto contrasta efficacemente rispetto all'entrata del ballo vero e proprio, perché ci sono figure che non sono sempre tripartite. E poi invece nel ballo, quando si entra nel ballo, c'è questa pulsazione teatrale, e poi anche dopo le Furias, appunto, c'è solo in genere, per esempio nella Mediana Pipia, c'è un gruppo, solo un gruppo di nodas, quindi una parte relativamente corta che poi chiude, e poi in genere c'è anche dopo un finale brevissimo, e poi le... C'è il finale brevissimo. Brevissimo. Finale brevissimo, eccetera, però dopo le Furias i giochi sono fatti e basta, finito. Ma non mi sarroccia ancora, diciamo. No. Ancora? Siccome hai fatto il parallelismo tra... Daniele, vai a sentire. Dicevo, Antonio, ha fatto il parallelismo tra le Lamedas e i canti polifonici di Castel Santo, no? Però, se non dico male, quindi... Nel caso dei canti polifonici di Castelsanto, i cantori rispetto allo spettro musicale si inseriscono ciascuno sul suo segmento, e poi l'armonia deriva proprio dalla capacità dei tre di inserirsi, mentre invece questo non è vero nei canti a tenores delle altre parti della Sardegna. Quindi c'è un legame speciale tra la Meddas e i canti polifonici di Castelsanto, questo è la domanda. Sì, però bisogna capire anche un'altra cosa, che molto questa matrice dei canti di Castelsardo, i canti di Castelsardo sono così noti presso gli specialisti perché sono un caso straordinario di non contaminazione di queste musiche. Per esempio, se andiamo ad ascoltare il repertorio paraliturgico di Santo Lussurgiu, quel repertorio là è completamente contaminato
E per me, a titolo personale, parlo solo per me, quel repertorio là è perduto, non ha più senso. Lo dico a titolo personale, ecco. Sono andato a sentirli direttamente, eccetera, eccetera, non ha più senso. Quindi no, nel Castelsardo c'è questo, però la matrice del Mediterraneo cristiano era identica, tutto il Mediterraneo cristiano era identica. Il fenomeno, abbiamo avuto la fortuna con Castelsardo di essere in un'isola isolata, poverissima, che non interessava a nessuno. Quindi la Chiesa, all'epoca della Controriforma, perché poi c'è stato il passaggio dall'oralità alla scrittura e poi di nuovo all'oralità secondaria, eccetera, cosa abbastanza complicata a Castelsardo, la Chiesa inviava dei membri della Chiesa romana analfabeti. E quindi cosa facevano questi qui? In Toscana i nobili un po' fuori dalle linee della Chiesa venivano decapitati. In Sardegna questi membri della Chiesa che dovevano controllare le confraternite non soltanto non facevano nulla, ma invogliavano le pratiche magico-religiose. E infatti a Castelsardo si è mantenuto tutta questa struttura allucinante, fantastica, compresa la quintina, che è questa quinta voce, la voce della Madonna, la Vergine che si materializza, una voce femminile e che tutti cercano durante la Settimana Santa di sentire. E quindi la Chiesa lasciava passare cose che erano assolutamente inaccettabili per la Controriforma romana a metà del XVI secolo, e così siamo andati avanti fino in fondo, perché la Chiesa considerava la Sardegna come una terra di poveracci, erano ultra poveri, selvaggi, con pratiche rituali precristiane, eccetera, eccetera. E questa è stata la grande fortuna. È per questo che Castelsardo ha potuto mantenere, anche per le loro regole interne rigorosissime, questa struttura fantastica, incontaminata. La Chiesa non può accettare che la Vergine si materializzi attraverso un canto di uomini. Questo è un miracolo, e il miracolo è estremamente controllato dalla Chiesa romana, contrariamente a quello che si può pensare, però tutto era possibile. In realtà queste sono forme di magia, quindi forme di sincretismo. Il cristianesimo si installa, occupa a fianco ai nuraghi, abbiamo la chiesetta, i campani, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho il linguaggio per fare la domanda, quindi cerco di farla come posso. Ah, sono fatto. La faccio. Allora, Daniele ci racconta sempre una cosa interessantissima, secondo me, che il racconto, la trama dell'Odissea, quindi siamo nella più remota antichità occidentale, resta inalterata nella letteratura di tutti i tempi a venire. Il romanzo oggi ha una struttura che è sempre simile, un paradigma sempre simile. Le fiabe ugualmente sono simili alla più remota antichità, questo ce lo racconta Jung, cioè è sempre simile a che esiste l'uomo, no? La domanda che cerco di fare è questa: invece la musica prende una sua forma, come tu insegni, insomma, nel Rinascimento, poi nasce il genere concerto, la sinfonia, la sonata, tutto quello che viene, no? Quello che ci ha suonato qui il nostro amico è associabile a qualche genere di musica cosiddetta classica recente? Assolutamente no. Stravinsky, che tu hai citato. Io ho precisato che lo dicevo solo per... ma non c'entra nulla, no, assolutamente no, assolutamente no. Però una cosa comune a tutte queste musiche di tradizione orale, Leonidas e Castelsardo, per esempio, è che, tento di spiegarlo in due parole, Pitagora, quando prendeva il suo monocordo per fare un parallelo tra le armonie musicali, l'economia, il cosmos e la geometria, cioè metteva in vibrazione un monocordo e studiava gli armonici, quella che è oggi l'armonicità che si conosce dal tempo di Pitagora. Molto bene. Le Leonidas, come i canti di Castelsardo, riproducono esattamente dei rapporti frequenziali specifici a questo monocordo di Pitagora, cioè questi rapporti del suono fondamentale, cioè il primo parziale armonico naturale, il secondo, il terzo e il quarto, più o meno. Anche il quinto, poi a Castelsardo c'è anche il settimo, cose abbastanza sofisticate, ma rimaniamo in questa banda di armonici naturali.
volevo dire una cosa, questo è qualcosa di archetipale, perché se voi mettete in vibrazione un monoaccordo in Cina, in India o in Europa, il risultato fisico-acustico è identico, cioè non ha niente di culturale dal punto di vista musicale. Quindi lì c'è qualcosa di assolutamente valido, perché immanente proprio all'aspetto naturale, fisico del suono, che è interculturale. Quindi questo aspetto è estremamente interessante. Posso collegarmi tra quello che volevo dire? Cioè, in pratica, quando abbiamo pensato di fare questo incontro nasce da una serie di coincidenze. Cioè nel fatto che già da qualche anno, nelle nostre escursioni al solstizio, ci piace portare un suonatore di Leonidas, perché osservare il tramonto o l'alba del sole in generale, ma al solstizio quando il tempo sta in una fase di transizione nel tempo, anche se poi è circolare il tempo, è una cosa meravigliosa, cioè nel senso che ascoltare le Leonidas al sorgere del sole o tramonto è proprio calare nel loro spazialmente, temporalmente, no? Secondo me è un'alba nel loro ambito culturale vero e proprio, cioè in pratica nel tempo ciclico, non so se, quindi vedere quest'alba, quindi il sole che scompare e poi rinasce. Colloghiamoci, questo è il mondo nuragico in cui la Terra non è ancora concepita come una sfera. Pitagora ha tra le tante cose che gli vengono accreditate, perché descritto c'è pochissimo, forse niente, è proprio quello che diceva Antonio, cioè il fatto che ha codificato la musica, ha trovato nella musica vi sono delle regole geometrico-matematiche. E poi a Pitagora viene anche accreditata l'idea, cioè la scoperta, che la Terra è una sfera, cioè nel senso che prima di Pitagora non eravamo ancora in un terrapiattismo, anche se poi quello di Anassimandro era un piattismo come un cilindro, no? E invece con Pitagora abbiamo viene data la scoperta che la Terra è una sfera collocata al centro del mondo o lì vicino, perché qualcuno pensa che ci fosse un'antiterra. Però quando pare che io dovevo parlare di come l'astronomia si lega con la geometria e con la musica nell'antichità, e inizia con Pitagora questo fatto, cioè nel senso che a un certo punto Pitagora mi fa piacere che è venuto Luigi, siccome non era presente all'inizio, che me l'ho chiamato, dopo Luigi viene questa cosa che devo dire qualcosa che ti riguarda. Cioè in pratica Pitagora si accorge di queste armonie musicali, racconto poi non so se c'è vero, del fatto che lui ascoltava i fabbri della Magna Grecia che battevano, e quindi lo battevano con un ritmo musicale, cosa che poi succedeva anche a Iside, perché a Iside abbiamo la tradizione dei ramai di Iside, che ci sono degli artigiani ramai che suonavano dei batteristi in arte, cioè che hanno suonato anche con artisti napoletani, perché gli napoletani sono più che un apprezzato, essendo una musica tradizionale, no? Che ci siamo voluti di ricordare. E infatti che i napoletani sono, nel panorama italiano, quelli che hanno riconosciuto questo patrimonio di questi artigiani siriesi che lavoravano nel rame e li hanno portati a suonare con loro a Cagliari. Poi Gianni l'ha messo sul campanaccio, però va bene. Però nel senso che il forgiare i metalli al ritmo di musica era meno alienante. Immaginiamo un favolo, no? Cioè alla fine rende il tuo lavoro anche piacevole. E lui mi raccontava un racconto già su Luigi che non mi ha raccontato, che Luigi quando lavora il rame ancora cerca di farlo con una specie di melodia, o no? Fino a cui c'è un po' fermo. Comunque questo sarà il tema del prossimo anno. Perché Luigi è anche responsabile di un'associazione culturale sulla poesia. In pratica l'astronomia a un certo punto, quando comincia a essere scientifico, oggi l'astronomia è una branca della fisica. E oggi la Sardegna è candidata, ha fatto un bell'articolo Paolo Vitano su Renessata da poco, quando l'hai fatto? Un mese fa? Fece un articolo che sulle prime pagine di Renessata in cui disse che non c'è sede migliore della Sardegna per fare l'Einstein che ne scoppia, no? Per ascoltare i suoni dell'universo. Cioè in pratica adesso noi ci prepariamo perché ascoltare l'universo, speriamo che sia qua in Sardegna, a Lula, ascoltare l'universo.
Quindi cosa succede a un certo punto? Che adesso oggi l'astronomia è astrofisica, cioè nel senso che per fare l'astronomo bisogna essere un fisico, conoscere la fisica delle particelle, no? E, mentre in antichità l'astronomia era parte della geometria. Cioè in pratica quindi l'astronomia era vista come un mondo di cerchi, no? Di evoluzione, e quindi la geometria era il modo per... E infatti, per studiare il cielo si è sviluppata l'astronomia, cioè nel senso che è uno stimolo fondamentale, questo anche sino a tempi recenti, anche lo stesso Newton, se vogliamo, con Leibniz, fanno delle formule matematiche per utilizzare la gravitazione universale, cioè nel senso che a un certo punto tutta l'astronomia è il modo che ci stimola anche a fare scoperte matematiche, non so se... E Pitagora, tornando a tempi più recenti, cosa fa Pitagora? A un certo punto fa quello che dice, lui prova e quindi codifica queste note e poi... E quindi così, quando Platone, per chi non lo sapesse, ho fatto un libro su Platone, che adesso lo sto risolvendo, Platone a un certo punto cosa fa? Nella sua cosmologia è molto pitagorico, è più pitagorico di quanto si pensasse sino al mio libro. Io ho scoperto che Platone è ancora più pitagorico di quanto si sospettasse. Infatti la cosmologia di Platone a un certo punto... ovviamente no. Dice a un certo punto quando comincia a parlare delle sfere celesti, no? Utilizza lo schema pitagorico e dice che sono i pianeti sono distanti fra di loro secondo la metrica musicale, cioè in pratica quindi è il connubio tra l'astronomia, la geometria e la musica, che resterà sino a Copernico e anche dopo, cioè nel senso che quindi anche nelle materie della cultura di quel tempo, a queste tre materie principali, geometria, musica e astronomia, si univa la medicina, che erano le materie fondamentali per l'istruzione. E cosa succede? Secondo me si potrebbe proprio il Lamoriano potrebbero trovare, e anche i cori tradizionali, un connubio fondamentale nel solstizio, cioè nel senso che a mio parere è finita quella fase in cui invitare il professore Ragos, è la quarta volta che viene in Sardegna a prendere anche altri, invece secondo me si può fare un qualcosa legato proprio al godimento e statico di questa cosa senza andare a cercare la New Age eccetera, ma secondo me quello è la Unedas, cioè la Unedas sono lo strumento migliore per valorizzare quel mondo, per esempio oggi c'è la solstizio a Losa sui miei studi, ai Roi sui miei studi, per dire, ai Roi a Sedro, per dire, quindi si può fare la valorizzazione di questo evento solstiziale, non solo a Sedro ma in Sardegna, si potrebbe fare proprio tramite le Lonetas, perché ascoltare, osservare quel fenomeno delle Lonetas è qualcosa di eccezionale, poi andiamo a farlo in modo. Non lo so se già ora... È più stato in modo. Abbiamo ancora 10 minuti. No, aspetta, giusto il programma, ma non si andare a esagerare, no? Il suo programma è un punto di capacità di auto a Noeta. A farci la suonata e vedere il sole tramonta alle 8 e mezzo al 9 meno 20, quindi. Tocca da secondo. No, vabbè, siamo in tempo. 10 minuti. Osservare il fenomeno, cioè le due cose sono legate, no? Sia osservarle che ascoltarle in quello scenario è molto più bello perché ci si immerge in quel tempo, perché il problema nostro è che noi, la nostra società, ha un tempo lineare, quindi la musica della Ronella Salvecce è una musica circolare e quindi va assaporata e goduta in un ambiente circolare, non so se... Assolutamente. Per me non lo riesce. Una domanda veloce qua. Con un brevissimo aneddoto, anche in tutta la cultura polinesiana, questo è il rapporto tra, anche nella cultura polinesiana, il rapporto tra la musica e il lavoro manuale è costante, sia nella fabbricazione delle piroghe a bilancere, in cui c'erano proprio dei canti che si chiedevano, anche erano formule magiche, sia poi nelle navigazioni con il ritmo della remata, sempre con il canto e il ritmo. E poi una cosa curiosissima che va spiegata, anche se velocemente, che è troppo bella, come avviene la respirazione per creare la sacca, che è troppo affascinante, una tecnica incredibile. Ecco, bravo, c'è la respirazione circolare. La respirazione circolare io l'ho provato, non ci riuscivo.
riuscivo poi, ma una notte l'ho sognato, mi sono svegliato e l'ho fatta. L'ispirazione circolare che non è, non nasce con le lamette, l'ispirazione circolare nasce con i soffiatori di vetro cinesi, perché se tu soffi una palla di vetro e la soffi a salti, ti verrà una palla a gradini, no? Sì. E quindi dovevi avere un piatto costante, no? E continuo. Come si fa? Allora tu inspiri con il naso, tiri dentro l'aria, ok? E poi al momento la butti fuori dalla bocca. Ma nel frattempo cosa fa la bocca? Cosa suoni se non c'hai l'aria? Fai una riserva nella bocca, no? E quindi chiudendo le valvole, no? Tu spingi con i muscoli della bocca, spingi l'aria che c'è. Questa autonomia di 1, 2, 3 secondi ti danno il tempo di ricaricare i polmoni e di respirare un'altra volta. Non è una cosa impossibile. Io l'ho insegnato in 5 minuti con la scommessa. In 5 minuti il principio, poi ti devi allenare, perché prima lo fai con una cannuccia, con un buchettino per vedere le bollicine. Poi per suonare tre canne, cinghiale deve essere più forte. Però non è una cosa solo sarda, perché il rabab arabo, lo shenai indiano vanno suonati in Australia, il didgeridoo e gli altri strumenti indiani si suonano col fiato continuo. Sì, con il cinese lo sono parole. Il cinese lo sono parole dannose. No, una cosa, ha citato l'Australia. L'Australia è comunque sia una cultura che potremmo definire paleolitica, no? Paleolitica. E, cioè, in Sardegna lo strumento viene, diciamo, esiste nel 1000 avanti Cristo, perché ne hanno detto sono tre canti, è una grande cosa. Però questi strumenti sono molto, molto più chiari, cioè l'origine di questi strumenti, cioè l'uomo ha bisogno della musica, è come una forma di linguaggio, forse precedente era già sul linguaggio, la musica probabilmente, no? È come che si vede il caso di uccelli, cioè il, quindi ha citato l'Australia non a caso, cioè verosimilmente nel Mediterraneo esistevano queste cose anche forse 100.000 anni fa, cioè è una cosa che di un'importanza che se viene salvata, è un patrimonio culturale immenso, no? Che i sardi non hanno ancora capito quanto vale, se salvo. Beh, come ti hanno permesso? Beh, altre domande? No. Tanto su. Allora, una domanda, vai, Cecilia, dai. Ah, Cecilia. Avvicina. La scala musicale. L'alta e la scala musicale. Qual è la musica originaria? È quella. È quella che ascoltiamo adesso o qual è? Tecnicamente, scientificamente non si può rispondere a questa domanda, perché, ripeto, è una musica di tradizione orale, quindi si può rispondere scientificamente a questa domanda con delle prove obiettive dal momento in cui abbiamo una traccia. Non c'era la traccia scritta, ci dobbiamo appoggiare sulla traccia registrata, sulla traccia audio. Quindi possiamo fare mille ipotesi sul funzionamento delle Leoneidas in epoche antiche o preistoriche, ma non abbiamo nessuna prova e quindi è impossibile dire qualsiasi cosa. Però esiste quel sistema che esiste in diverse parti del mondo, quindi è possibile che sia molto arcaico a livello, cioè in pratica a un certo punto Pitagora scopre qualcosa che c'è, che usava. Sì, d'accordo, però... Sì, certo, cioè, però non possiamo dire. Cioè, non si può dire niente riguardo a questa domanda, obiettivamente. Poi ovviamente possiamo avere delle fantasie così, però scientificamente parlando non c'è nessuna prova, quindi o si hanno le prove oppure è meglio non dire nulla. Beh. Chi se lo si volta? Ah, da dove? No. Se lo si volta. Oh, allora, Mauro, se te presenti lì, hai visto? No, no, no.
Allora, Nazario è l'ultimo sondaggio. Ci vediamo alla stazione per sapere cosa è andato. Non fate in tempo.